realtà sei giovane, uno di 140, se magari 126 anni. Diciamo che ho passato un paio di stagioni in Alpi vicino a Ariano, dove siamo cresciuti un po' di tensione tra Moretti, forse anche se loro erano registi così molto alla Giuliana, però pochi mesi ce ne erano tanti circolari, quindi si poteva veramente accumulare una filmografia rispettosa. Se pensiamo appunto a un ricordo iniziale nel 60, è arrivato a più di 600 film quando ha finito la sua carriera, insomma un rapporto. No, questo è il 140, un numero significativo, ovviamente più la televisione sì, ma complessivamente Montalbano, ad esempio, no? È tenuto a pesare 38 film, 38 film, 4 film e 1 film per la televisione, quindi già sono. No, certo, la Bano non l'ho controllato. Hai già fatto colonne sonore per serie televisive, non parlando, però considero un altro tipo di formato. Sì, in passato, proprio all'inizio, dove appunto la televisione era sicuramente una fonte importante di lavoro, probabilmente c'era una qualità diversa, sicuramente diversa. Almeno io ho avuto la fortuna di fare un'esperienza e anche, devo dire, molto di guadagno, perché la televisione, a differenza del cinema, non va direttamente con il cinema. Quindi chi lavorava per la televisione era contento perché sapeva che quello era dovuto dalla serie. E quindi poi piano piano si sono assomigliate, forse perché ero entrato in lavoro in cinema e non mi identificavo più con quello che appunto mi chiedevano di fare. Ecco, potevo un pochino scegliere, quindi senza snobbare nessuno, ma quando mi è capitato un lavoro di qualità, con Sigourney, a me e Camille, la Paloma, che l'ha proposto, insomma, stiamo parlando di Montalbano, le cose sono un po' cambiate. È stata anche una grande fortuna che tante cose che tornassero dentro un progetto di quel genere, perché poi a navigare un po' in tutto il mondo, considerando appunto la qualità televisiva, va stata moltissima. Quindi è stata tutta una serie di circostanze. Mi ha fatto molto piacere di tornare proprio con lui nella televisione con quella cosa lì, e anzi l'ho presa anche come spunto non aristocratico per dire che c'era un modo di fare televisione con un'ispirazione intelligente. A Sironi io, per Alberto, avevo un affetto e anche una gratitudine particolare, perché nel momento, appunto all'inizio, nome che ho incontrato, è stata una figura molto importante, perché appunto mi ha dato la fiducia che forse a un esordiente mi si poteva dare con dei film che per lui erano importanti di debutto e non si è voluto coprire le spalle con dei nomi importanti. E quindi avevamo fatto una piccola serie di tre film con una base a fondo. Poi c'è stato il corpo televisivo di Castellizzo, che era un bel filmone di due parti, appunto. E poi successivamente abbiamo fatto anche altri due o tre prodotti sempre televisivi, e poi è iniziata nel 99 l'anno. Quindi e siamo rimasti molto uniti fino a tutta la lavorazione. Pensate che in 2 anni ho girare un episodio o due quattro episodi una specie di liturgia di corpo, si partiva per 4 mesi dalla Sicilia, io da Trigillo, poi diventata una sorta di scaramanzia, che viene, fai, ripetevamo sempre un po' le stesse cose. Ecco, ci siamo fatti anche per riprendere a mano in mano dentro una questura di Montalbano da qualche parte.
anche perché certamente il soggetto contrabbando